Si alza il sipario sulla stagione teatrale che la Fondazione Guido d'Arezzo insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Arezzo propongono al Teatro Petrarca dal prossimo novembre fino a marzo. Dalla prosa alla danza sono 9 gli spettacoli per un cartellone che promette grandi emozioni. Passiamo dai classici come La scuola delle mogli, come Romeo e Giulietta di Shakespeare, come La tempesta, a classici contemporanei e moderni come Morte di un commesso viaggiatore o Il costruttore Solness di Ibsen, attori di grandissimo livello come Silvio Orlando, Eros Pagni, Umberto Orsini, Ale Franz, davvero è una istantanea di quello che la scena teatrale per la stagione 19-20 possa offrire. Oltre ad un importantissimo teatro spettacolo di danza con un grande classico che è il Balletto dei Cigni, coreografato da uno dei coreografi appunto più interessanti di questo momento, di questa scena, non solo in Italia ma anche all'estero. L'ennesimo grande impegno della Fondazione Guido d'Arezzo in questo 2019, che ha visto la Fondazione protagonista, comunque a torto o a ragione, di un grande rilancio della cultura aretina. Non poteva mancare certamente la stagione teatrale, con grandi opportunità a livello di spettacolo, a livello di contributo degli attori presenti, a livello della selezione degli spettacoli stessi che saranno in calendario. Si parte l'8 novembre, tutti i spettacoli in doppia serata e chiuderemo il 18 di marzo. È una stagione teatrale impegnativa, a me piace molto, ci sono titoli importanti, titoli che hanno una storia, quindi gli aretini che li vedranno pubblicati secondo me non potranno non incuriosirsi e andare a prendere biglietto, addirittura abbonamento. Da Molière a Ibsen ad Arthur Miller, che chiude la stagione con Morte di un commesso viaggiatore, e ad Ibsen con Umberto Orsini. Grandi spettacoli, ripeto, che appassionano tutti, se non altro per la storia che hanno. Quindi mi auguro che anche quest'anno ci sarà il tutto esaurito nelle due serate che la Fondazione Guido d'Arezzo propone insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo, per poter fruire veramente di una stagione di prosa di grande rilevanza.